Prima giornata di interrogatori dopo l'avviso di conclusione delle indagini sulla tragedia di Rigopiano, con un nuovo colloquio con i magistrati da parte di 9 dei 24 indagati. Il primo a presentarsi dinanzi ai magistrati è stato Bruno Di Tommaso, gestore dell'hotel Rigopiano, che ha parlato per oltre un'ora. All'uscita queste le dichiarazioni del suo avvocato. Abbiamo reso l'interrogatorio, depositato una documentazione integrativa da sottoporre all'attenzione della Procura affinché possano approfondire alcune tematiche di contestazione al signor Di Tommaso. Ma quali esattamente? Una serie di attività svolte dalla direzione dell'albergo la mattina del 18 per disdire le prenotazioni che erano in corso. C'è un aspetto di carattere comportamentale dell'azienda rispetto a quelle giornate. Nel merito riteniamo che debbano essere un po' più prima esaminate dalla Procura che da altri soggetti. Riteniamo possano essere utili per, come dire, inquadrare ancora meglio la posizione di Tommaso. Abbiamo dato contezza di quella precisa di quel preciso messaggio Facebook e abbiamo dato anche contezza poi di quello che è stato il comportamento del giorno successivo, al 17, quindi del 18, prima della scossa del terremoto. Erano già state disdettate tutte quante le prenotazioni, insomma, dal 18 in poi, non prevedendo ovviamente, non potendo prevedere nessuno, insomma, quello che sarebbe successo. Parliamo delle nuove prenotazioni. Poi è toccato a Paolo D'Incecco, dirigente provinciale, che ha parlato per circa un'ora e un quarto. Queste le parole dei suoi legali al termine dell'interrogatorio. Le contestazioni hanno riguardato il capo di imputazione, che voi conoscete, e le risposte sono state puntuali con riferimento a ogni addebito che veniva avanzato. D'Incecco era in malattia in quei giorni? Sì, ma questa circostanza non è l'argomento difensivo, perlomeno non è l'argomento principale della difesa. E qual è invece? È una circostanza oggettiva che sussisteva, certamente nonostante questa condizione di malattia ha potuto fare tutto quanto era nelle sue competenze, nelle sue possibilità per quanto rispettava di fare. L'unica turbina che la provincia aveva per quell'area era fuori uso dal 6 gennaio, di questo avete parlato? Si è parlato di questo come degli altri temi indicati nel capo di imputazione. La riforma del Rio è un dato tecnico evidente a tutti, credo, e quindi è un elemento che dovrà essere valutato in primis dagli inquirenti, ma che probabilmente avranno fatto e faranno, credo, con ulteriore magari attenzione, visto che è stata anche portato come argomento a sostegno della impostazione difensiva. Il terzo ad essere ascoltato è stato Mauro Di Blasio, responsabile del settore viabilità della provincia, che, accompagnato dal suo legale Pelliccia, ha lasciato il tribunale nel primo pomeriggio. Ascoltiamo proprio l'avvocato Pelliccia ai nostri microfoni. Abbiamo spiegato cosa dovevamo fare noi, cioè la posizione di garanzia è quella, quindi abbiamo spiegato che quello che ci competeva fare l'abbiamo fatto. Ovviamente da queste nostre azioni ci riteniamo che andiamo esenti da ogni responsabilità. Adesso vedremo gli esiti gli sviluppi dell'indagine. Perché non aveva tenuto conto di questa progressiva carenza di mezzi a cui andava incontro la provincia e la viabilità provinciale in caso di nevicate abbondanti come quelle? Ma guardi, il piano neve era stato fatto e i mezzi erano quelli, tutti i mezzi della provincia erano impegnati sul territorio, con tutti gli uomini della provincia, anche con le aziende contrattualizzate che operavano per la provincia per lo sgombro neve. Infine è toccato a metà pomeriggio all'ex presidente della provincia Antonio Di Marco, accompagnato dal suo legale La Morgia. È stato proprio Di Marco, al termine dell'interrogatorio durato quasi 2 ore, a incontrare e a rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Io credo di avere risposto intanto a tutte le domande e serenamente posso dire di avere, spero, chiarito ogni aspetto riguardante la funzione in capo al Presidente della Provincia, anche in seguito alla legge del Rio e le funzioni che erano in capo al Presidente rispetto alla gestione della viabilità. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto dalla magistratura e di quello che
andrà a valutare rispetto anche al contributo anche in termini di atti e di ulteriori chiarimenti scritti che ho depositato insieme ai miei avvocati. Abbiamo anche integrato con una nostra, diciamo, relazione l'attività condotta a disposizione del procuratore. E che dice la relazione? Beh, lo dovrà valutare il procuratore intanto. Perché non chiese aiuto quando quell'unica turbina si ruppe il 6 gennaio? Sul merito però è meglio. Sul merito non entriamo perché vogliamo essere rispettosi proprio della magistratura.